Questo era il piano di Pavolini e di Mussolini prima ancora dell'aprile del 45, la dottrina delle uova del drago, che doveva in qualche modo sviluppare, diciamo, in Italia, non solo in Sicilia, ma a partire dalla Sicilia in Italia, un nuovo modo di essere del fascismo senza Mussolini. E di fatto quello che accade è proprio questo. Si stipulano nuovi accordi, nasce un movimento separatista che erroneamente è stato concepito come un movimento separato, diciamo, dal resto dell'Italia e che invece era in realtà una emanazione della Repubblica Sociale Italiana, che attraverso movimenti spontanei in varie realtà della Sicilia cercava di imporre una linea di predominio della destra su tutto il territorio regionale e su tutto il territorio nazionale. La Sicilia era il trampolino di lancio ed era anche il terreno di esercitazione militare e paramilitare per gruppi fascisti che dureranno attivi durante il tempo di Gladio, che nasce negli anni 50, ma viene sperimentato come formula già negli anni 40, quando il simbolo di Gladio, è ampiamente diffuso nei gruppi, ad esempio, eversivi, comandati dalla RSI, dal controspionaggio salottino, quindi vi erano intenzioni abbastanza esplicite di ricostruire in Sicilia quello che doveva essere ricostruito per vie nuove. Tant'è che a Trapani, ad esempio, gli americani hanno subito davanti un gruppo di persone, una trentina di ragazzi, per lo più studenti universitari, che comandati da un altro studente, avevano fondato un'organizzazione che si ispirava a Tommaso David, si ispirava alla RSI e alle organizzazioni occulte fasciste di Tommaso David, che era il capo del controspionaggio della RSI, che in Sicilia aveva il suo referente in Salvatore Ferreri, che è la persona che con il mitra Beretta calibro 9 spara a Portella della Ginestra. Vedi che combinazione. Quindi chi è la persona che spara a Portella assieme a Giuliano, che era un fascista, e a tutti gli altri, è una persona che dipendeva direttamente da Tommaso David. E chi è Tommaso David? È il capo del controspionaggio della RSI. Quindi il fascismo con la mafia sono presenti saldamente uniti sul territorio siciliano, certo, perché quando Vincenzo Rimi, capomafia di Alcamo, dice a Ferreri: hai via libera, Ferreri va sul pianoro di Portella e con il suo mitra e beretta apre il fuoco sulla folla. Questa nuova tecnica ha, diciamo, in sé il privilegio di essere una tecnica tale per cui i mandanti delle operazioni risultano sempre troppo lontani per essere percepiti, per essere intercettati, mentre quelli che sono più facilmente raggiungibili sono i killer, i criminali, i pesci piccoli, non i pesci grandi. E in Sicilia ci sono parecchie altre stragi che sono rimaste attribuite alla mafia senza che mai ci sia stato un approfondimento. Ad esempio, la strage di Ciaculli. La strage di Ciaculli nel 63 è una strage nella quale
muoiono diversi carabinieri saltando in aria su una macchina imbottita di tritolo. Ma è lo stesso caso preciso di Peteano che con una diciamo, analogia di comportamenti riproduce in modo quasi esatto quello che era accaduto a Ciaculli, solo che a Ciaculli viene attribuito alla responsabilità dei Greco, della famiglia mafiosa dei Greco. A Peteano, che è vicino Trieste, dalle parti, diciamo, del confine nord-orientale dell'Italia, lì non viene attribuita ai Greco di Ciaculli, viene attribuita, diciamo, a gruppi eversivi, ma sono gli stessi gruppi eversivi che noi riscontriamo, per analogia di comportamento anche in Sicilia. Ecco, quindi voglio dire, la storia della Sicilia è tutta da scrivere. Difatti noi abbiamo fondato, io e il mio collaboratore Mario Cereghino, con l'aiuto di alcuni volontari che hanno contribuito alla costruzione di questo, diciamo, luogo di incontro e di riflessione, abbiamo costruito un archivio della memoria per conservare quello che la storia non ci ha dato, quello che i libri non ci hanno dato, quello che le biblioteche e le accademie non ci hanno mai dato. Però adesso noi abbiamo parecchi documenti e vorremmo che tutti i ragazzi, dovunque si trovino, da casa loro, possano avere accesso a questa documentazione e possano studiare i fatti accaduti per farsi un'opinione, un'idea di ciò che è stata la nostra esperienza passata, perché altrimenti queste cose non gliele racconterà nessuno. Però c'è stato un giudice che ha detto che la ricerca del professor Casarrubia è ineccepibile, per serietà, impegno, eccetera. Siccome ero stato denunziato per diffamazione da un generale dei carabinieri, che si sentiva diffamato dal fatto che io lo citavo in nota dicendo che aveva ammazzato a freddo 5 persone, che guarda caso erano persone che si trovavano con Ferreri a Portella a sparare sulla folla. Ferreri sparava con un mitra, ma questi signori sparavano con altre armi. Quindi io ho detto che lui aveva eliminato d'un colpo questi testimoni chiave, che messi davanti a un giudice avrebbero detto cosa avevano fatto e chi li aveva mandati. E chi li aveva mandati? Li aveva mandati l'ispettore di polizia Ettore Messana, che era uno che aveva fatto la lotta contro i comunisti in Slovenia. Ci sono documenti che lo dimostrano cos'era questo signore, che era al servizio di Roatta. Mario Roatta è uno dei criminali di guerra più incalliti e più atroci che la storia del mondo dopo Hitler abbia mai avuto. Lavorava alle strette dipendenze di Mussolini. Lavorava alle strette dipendenze di Mussolini e per conto di Mussolini aveva invaso, diciamo, la Slovenia, italianizzando una nazione, e tutti quelli che facevano la lotta partigiana per mantenere la loro identità nazionale in Slovenia, no? Durante il periodo dell'occupazione italiana della Slovenia, venivano deportati nei campi di sterminio che Roatta aveva fatto costruire, ad esempio a Gonars, dove c'era una sezione per lo sterminio dei bambini. De Gasperi cosa avrebbe dovuto fare? Prenderlo e processarlo per vedere se erano vere le accuse contro di lui. Invece De Gasperi che fa? Lo nomina capo ispettore e lo manda in Sicilia nel 1945, finita la guerra. E qui comincia un nuovo capitolo, perché tra i gruppi neofascisti con i quali lui era in perfetta sintonia, e la politica, diciamo, occidentalistica che si voleva imporre,
nasce un feeling tale per cui quello che fa Messana va bene. L'importante era eliminare la cosiddetta canea rossa. E difatti la canea rossa è stata eliminata. Ci sono stati 50 sindacalisti ammazzati dalla mafia, e quando dico mafia voglio dire che rappresenta l'ala, diciamo, dei killer, perché un mafioso che elimina un sindacalista lo fa in nome e per conto, perché è protetto, in nome e per conto di qualcuno che lo manda, sia pure un grosso mafioso. Il grosso mafioso che esegue un ordine lo fa perché è coperto, perché sapevano che non ci sarebbero stati neanche i processi. Tant'è che quando ammazzano Calogero Cangelosi, quel signore che voi vedete lì e che era sindacalista di Camporreale, il paese di Vanni Sacco. Vanni Sacco era il capomafia di Camporreale. Non si istituisce neanche il fascicolo processuale, perché ammazzare un comunista era un motivo di merito. L'hai ammazzato, basta, non se ne parla più, non c'è più niente, non si fa processo, non si facevano processi. Voi capite come nasce lo Stato italiano? Nasce con questo modo e si sviluppa così, perché se lo Stato si impianta in assenza totale di giustizia, si sviluppa per forza di cose in assenza totale di giustizia. E la giustizia è stata sempre qualcosa di molto difficile da raggiungere, purtroppo, a livello ufficiale. E spiace che ci siano molti giornalisti che, anziché andare a fondo nelle cose e capire, ripetono come i pappagalli di Euforione la versione del potere, perché sono pagati, gratificati e via di seguito. Ma si potrebbe pensare che, diciamo, le varie cosche mafiose sono state utilizzate a turno dallo Stato in cambio di potere o di scalzare un'altra famiglia in base alle richieste che faceva lo Stato. Cioè, possiamo anche dire che i mafiosi erano talmente, anche in qualche modo, diciamo, ignoranti, nel senso che ignoravano l'utilizzo che faceva lo Stato diciamo, della loro mano militare per fare il lavoro sporco e per avere un periodo di potere, pensando che quel periodo invece fosse infinito. Sì, è possibile che sia accaduto, anzi sicuramente è accaduto. È accaduto e accade perché non è un caso l'avvicendamento, diciamo, dei capi famiglia nei diversi periodi storici, dei capi dei capi, no? Chiamiamoli così perché è più cinematografico. Questo avvicendamento non è assolutamente casuale. È lo Stato che ha predisposto, anche a livello percettivo dell'opinione pubblica, la rappresentazione di ciò che voleva che fosse visto. Ad esempio, la cattura di Totò Riina nel gennaio del 93 fu plateale, eccetera, però dietro. Cosa sappiamo? Sappiamo che dietro c'era stata una trattativa tra l'ingegnere Loverde, cioè alias Bernardo Provenzano, e organi dello Stato. Si erano incontrati questi signori con la mediazione di Vito Ciancimino, si erano incontrati a Roma, si erano incontrati, come dice Gaspare Spatuzza, nei vari bar di Roma e in vari luoghi, e c'era stato veramente questo modo di trattare per raggiungere accordi. Quindi nel momento in cui viene arrestato Totò Riina,
È probabile che ci sia stata una, diciamo, valutazione dei pro e dei contro che avrebbero consentito allo Stato di fare la sua bella figura, acciuffare un capo imprendibile da parecchi decenni, e per un altro verso consentire a Rina di risolvere i suoi problemi, perché in quel contesto Totò Riina era ormai obsoleto, per cui quando compare diciamo Bernardo Provenzano in sostituzione di Totò Riina, tutto è già predisposto, era già accaduto prima. Ma la stessa cosa accade con l'arresto di Bernardo Provenzano, perché come vi ricordate come viene rappresentato l'arresto di Provenzano? Un poveretto che vive in un casolare sperduto di un latifondo, che mangia cicorie, ricotta, legge la Bibbia, un missionario che segna ai margini della Bibbia i pensieri più profondi, spiritualmente più significativi, è tutta una ricostruzione, diciamo, fantasmatica e surreale di una verità che non è quella, ma che voleva essere rappresentata in quel modo perché qualcuno aveva predisposto che fosse rappresentata in quel modo innocuo, innocuo. Con l'arresto in realtà di Bernardo Provenzano cambia il livello della mafia, perché se mafia, potere politico e potere, diciamo, istituzionale nel senso dell'intelligence, dei servizi, della politica dei servizi, fanno un'unica cosa, nel momento in cui il potere politico è esso stesso mafia, che bisogno ha della mafia? La può anche liquidare, perché il potere vero si è trasferito altrove, non è più, diciamo, dentro. Quindi diciamo che l'ipotesi è che in questi ultimi anni si sia passati da una condizione di trinità trinitaria della storia del crimine mafioso a una storia, diciamo, duale del potere mafioso. Ma proprio nel senso che, essendo cambiata la situazione internazionale, il livello delle operazioni che si devono gestire è molto diverso, è più alto. Voi pensate ad esempio l'Afghanistan come produttore di oppio e i rapporti che ci sono fra l'Italia e l'Afghanistan, non credo che siano esclusivamente di tutela della pace in Afghanistan. L'Afghanistan è il più grande paese produttore di oppio, che significa traffico di droghe e armi, droga e armi. La situazione che c'è in Iran, in Iraq, tutto quello che sta accadendo nel mare Mediterraneo, la cosiddetta primavera araba, e questa vocazione occidentalistica che hanno i paesi arabi, un po' strana, anomala, che poi riconduce a una dimensione che è quella storica che abbiamo vissuto noi. Perché quando gli americani sono sbarcati in Sicilia, pensavano di essere sbarcati in un terreno abitato da arabi. Noi eravamo 50 anni più arretrati rispetto agli angloamericani nel 43, 50 anni. Ora può anche darsi che i paesi del Mediterraneo in sommovimento siano da questo punto di vista più arretrati, diciamo, rispetto all'Occidente. Ma io dubito che ci sia solo questa componente. Io penso che ci siano delle componenti storiche inalienabili per cui quei paesi hanno diritto di vivere la loro civiltà,
secondo modelli non occidentalistici, non necessariamente occidentalistici. Per cui se gli si impone un modello, gatta ci cova, gatta ci cova, proprio nel senso che ipoteticamente ci possono essere delle volontà esterne a quei paesi che si impongono per scopi che noi ancora non sappiamo bene quali siano. In ogni caso, la situazione planetaria è cambiata e la mafia è cambiata. È cambiata e anche i rapporti fra i vertici dei poteri statuali a livello internazionale sono cambiati. Berlusconi non era un caso che frequentava Putin, perché tra Putin e Berlusconi c'erano delle affinità spirituali, diciamo, che erano specifiche. E non era neanche un caso che Dell'Utri frequentasse Berlusconi, perché tra Dell'Utri e Berlusconi c'erano delle affinità che non erano solo quelle di tipo spirituale, politico, filosofico, erano di altra natura. Ecco, quindi è mutata la situazione politico-istituzionale ed è anche mutata, per un altro verso, anche la condizione della organizzazione mafiosa su scala planetaria. Oggi non è possibile più controllare certi fenomeni di Cosa Nostra al livello in cui li controllavano Totò Riina e Bernardo Provenzano. Forse neanche la figura di Matteo Messina Denaro è all'altezza di poter rispondere a questo nuovo fabbisogno. Quindi non è strano che fra qualche mese o settimana o anno lo acciuffino e lo consegnino alle patrie galere. Ma questo può accadere e può anche essere vero che ci sia un crollo, una crisi molto pesante della mafia, solo in quanto il potere di un tempo è passato dal livello trinitario della Santissima Alleanza al potere, diciamo, duale dello Stato che fa i conti con se stesso, e cioè con l'intelligence di cui ha bisogno per poter vivere meglio lo Stato in quanto tale.